Il signor Riccardo Cantele è responsabile del primo equipaggiamento delle batterie FIAM. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, benvenuto al nostro stand. Grazie, e naturalmente parlando di batterie, noi che ci occupiamo di veicoli elettrici è praticamente pane per i nostri denti, come si direbbe, e so che avete fatto una importante joint venture di cui parleremo in seguito a questa intervista, e quindi prima volevamo sapere un po' le generalità di questa joint venture e quello che riguarda anche una nicchia molto importante che sono le batterie applicate ai sistemi start and stop. Ok, allora, innanzitutto per quanto riguarda la nuova joint venture che FIAM ha fatto col gruppo CEBI, è mirata allo sviluppo delle batterie per le applicazioni delle vetture elettriche. FIAM stava già analizzando il mercato per cercare di capire qual era il prodotto più adatto a rispondere a questo tipo di esigenze, e nel corso delle varie verifiche è nato questo accordo con il gruppo CEBI, di cui poi vedrete esattamente il prodotto inerente all'applicazione. Per quanto riguarda le altre tecnologie che FIAM ha sviluppato per rispondere alle esigenze del mercato e all'abbattimento delle emissioni delle varie vetture, vedrete qui allo stand un sacco di nuove proposte in tal senso. FIAM ha sviluppato due nuove tipologie di batterie dedicate all'applicazione stop and start, proprio per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Abbiamo due tipi di prodotti, uno una batteria con tecnologia AGM e l'altra una batteria derivata dalla tecnologia tradizionale d'acido libero, ma rinforzate proprio per rispondere alle esigenze di performance che le nuove applicazioni stop and start richiedono sulle vetture. Ecco, c'è questo luogo comune, tra virgolette, come si dice che gli pneumatici sono tutti neri e tondi, le batterie sono sempre una scatoletta con qualcosa dentro che nessuno sa bene cosa sia, invece racchiude una grandissima tecnologia applicata per diversi indirizzi, perché una di trazione, l'altra per lo start and stop ad esempio. Qual è la caratteristica principale che deve avere una batteria applicata allo start and stop e in modo particolare la vostra ovviamente? Beh, la prima caratteristica importante di una batteria per lo stop and start è il ciclaggio. Che vuol dire? Noi siamo abituati tutti i giorni ad apprendere la vettura e ad avviarla al mattino o alla sera prima di tornare a casa dopo il lavoro. In realtà una batteria stop and start deve fare queste attività di accensione della vettura più volte, perché ogni volta che arriviamo ad un semaforo la vettura si ferma e quindi deve ripartire. Passiamo quindi da una situazione dove l'utente avvia la macchina quelle 2-4 volte al giorno al massimo, per decine e decine e decine di volte durante la giornata. Se consideriamo un taxi in una città congestionata come oggi, può capitare che veramente durante la giornata deve avviare la vettura per decine e decine di volte. La batteria deve essere quindi riprogettata in maniera tale da garantire la vita che un utente si aspetta dalla vettura, ma allo stesso tempo riuscire a effettuare tutti questi nuovi cicli di accensione e spegnimento della vettura. Ovviamente l'utente non vuole che la batteria sia esaurita dopo pochi mesi, e quindi la sfida che abbiamo dovuto indirizzare e che abbiamo risolto positivamente è appunto quella di avere una batteria che vive esattamente come le batterie tradizionali, ma avendo delle prestazioni di ciclaggio e quindi di accensione molto più esasperate rispetto alle batterie tradizionali. Che mercato avete calcolato in queste previsioni? Che quantità di pezzi si possono vendere in un mercato che si sta sviluppando attualmente? Il mercato, le varie fonti di indagine del mercato prevedono che sul mercato europeo a partire dal 2015 almeno il 60% della produzione di vetture nuove sarà dotata dello stop and start, e quindi vuol dire che il 60% del mercato delle batterie tradizionali migrerà da una produzione a tecnologia normale a quella dello stop and start. Quindi per la batteria questo è un momento veramente molto eccitante, perché costituisce una bella rivoluzione in un prodotto che per molto tempo era stato visto come un prodotto ormai maturo.
oggi invece la rivoluzione delle batterie. L'altra domanda che mi viene da farvi è quante ore di collaudo avete dovuto fare per un prodotto, uno sviluppo in una direzione completamente nuova che praticamente sono in pochi che hanno fatto, quindi presuppongo che ci sia stato un collaudo molto lungo e anche molto pesante. Beh, guardi, noi stiamo lavorando sul discorso delle batterie per lo stop and start ormai da diversi anni. Oggi siamo realmente pronti alla sfida sul mercato, abbiamo già acquisito programmi con i costruttori auto per batterie per applicazioni stop and start e quindi per noi costituisce un punto di orgoglio per un'azienda di dimensioni più piccolo rispetto a molti giganti che ci sono sul mercato, ma fa vedere che anche un'azienda media riesce a mantenersi in linea con le sfide del mercato. La ringrazio e buona continuazione qui a Parigi. Grazie, arrivederci.